La violenza non fa più per me. Non posso continuare. Grazie, Phineas. Non è stato proprio un favore. Voglio vedere Mundus distrutto. E ora credo che tu abbia una possibilità. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Avevi ragione. Non assomigli solo a tuo padre. Vedo anche tua madre in te. Vuoi colpire duramente Mundus? Ecco come fare. Mundus ha un potere quasi privo di limiti, ma ha anche un punto debole. Ha un punto debole? Sì. La sua amante, Lelith. Il suo punto debole è che la ama. Mundus, amare. No, amico mio. Eppure, di recente lei è diventata la cosa più importante del creato per lui. Questo è ciò che ho visto. Lilith, la sua amante, porta in grembo suo figlio, il suo erede. Vuoi colpire Mundus? Uccidi Lilith. Uccidi il bambino. Niente gli farà più male. Ma ti avverto, la furia di Mundus non ha limiti. A migliaia potrebbero morire. Bene. Finalmente ho la tua attenzione.
solo il lavoro di Dio. Quello che personalmente penso dei terroristi è che sono disgustosi, spregevoli, orribili, squallidi, depravati e in generale nauseabondi. Il peggiore è Dante. Il mondo intero trarrebbe grande vantaggio dalla sua non esistenza. Questo è un recente video veramente scioccante del terrorista conosciuto come Dante, al Moro di Bello. Dunque, cosa sappiamo? Si sono fatte avanti diverse persone e gli investigatori hanno ricostruito una scioccante storia di violenza. All'età di 8 anni ha aggredito e ucciso la responsabile dell'orfanotrofio Santa Lanna. Era conosciuta come una dolce anziana signora che adorava lavorare con i bambini. Tra gli 11 e i 15 anni è fuggito da non meno di 8 strutture di detenzione giovanile, spesso realizzando attacchi umilianti e brutali contro il personale della prigione che stava solo svolgendo il proprio lavoro. Tra i 16 e i 17 anni è entrato in alcune gang e nel traffico di droga e si crede che sia responsabile di oltre una dozzina di omicidi. E la cosa peggiore è che era un frequentatore dei distretti più malfamati della città. Diffondeva rapidamente malattie venere della peggior specie. Sono il migliore, Bob? Ooh.
Questa è una notizia bomba, Bob! Ha iniziato a uccidere gente. A un certo punto mi ha guardato dritto negli occhi. È stato terrificante. Aveva dei veri e propri occhi da pedofilo. Ho visto una ragazza che, tipo, pregava per la sua vita. Ma, tipo, lui ha detto che l'avrebbe uccisa comunque e l'ha uccisa. Cioè, davvero? Dopo quell'orribile attacco, si è scoperto che Dante è coinvolto nell'organizzazione terroristica chiamata L'Ordine. Ho un messaggio per L'Ordine. Il mondo intero mi sta cercando. Ogni telecamera, ogni angolo di strada, ogni forza di polizia del paese e di tutto il mondo. Vi troveremo. Vi distruggeremo. È solo questione di tempo. Qui Bob Barbas, Raptor News Network. Svolgo solo il lavoro di Dio. Interrompiamo la trasmissione per le ultime notizie. L'organizzazione terroristica responsabile dei recenti attacchi è stata individuata e le squadre SWAT stanno sferrando l'attacco proprio ora. Sappiamo che due dei terroristi identificati in queste immagini si trovano nell'area. Bastardi! Un terzo terrorista è stato bloccato in un'altra zona in una diversa operazione di polizia. Statene certi. I responsabili saranno consegnati alla giustizia da un momento all'altro. Vivi o morti? Qui Bob Barbas, Raptor News Network. Svolgo solo il lavoro di Dio. Vaffanculo! Non avete scampo! Tutti voi! Vi schiacceremo! Lo faremo in diretta! Fai la prossima mossa se vuoi.
Hai già perso.